Lui è Mohamed Diawara, per tutti è Momo, da circa 2 anni è in Irpini e si è diviso tra le comunità, la prima MSNA, quella per minori stranieri non accompagnati a Mercogliano, per poi trasferirsi in quel di Sant'Angelo a Scala, in una residenza per adulti. Dal primo momento in cui è arrivato a chiesa ad operatori ed educatori di giocare a calcio, poche parole tra cui una frase eloquente, io football, con un marcato accento francese, e dal suo smartphone mostrava tutte le giocate dei vari campioni Ronaldo e Messi. A parlare sin da subito per lui sono stati i piedi, classe 2006, e con la voglia di diventare un talento cristallino nel mondo del calcio. Da Abidjan, Costa d'Avorio, a credere per primo in lui, la Bellinum, il club di Alfredo Cucciniello, allenato da mister Rolando Carullo. I due gli hanno dato una chance e con il massimo dirigente tripaldese che ne è rimasto dal principio entusiasta delle sue qualità. Conseguita la salvezza sul campo con la Bellinum, Alfredo Arnone aveva intuito le sue qualità balistiche e lo ha portato a Montoro nel campionato di promozione, dopo tante partite disputate ad ottimi livelli contro il Vico Calcio nella vittoria per 4-1 dei montoresi alpertini, è arrivato anche il primo gol italiano per Diawara, che ha coronato il suo sogno, quello di gonfiare la rete. Magari sarà soltanto il primo di una lunga serie per Mohamed.